Ehi, bentornati in questo nuovo episodio di Pokémon Perla. Eglock, io sono Glarz e in questo episodio finalmente potremo andare avanti dopo aver ottenuto la terza medaglia, purtroppo con una perdita, mannaggia Marzia, che nonostante la randomizzazione aveva Lucario. Che bella la vita. Comunque, prima di cominciare, ovviamente vi invito a lasciare un bel pollice in su, mi raccomando, voglio vedere tanti like. E ringrazio già chi ha messo mi piace, prima ancora che lo dicessi. Tu sei un figo, tu che l'hai fatto. Bravo. Intanto, andiamo verso nord, incontriamo Lucinda che se la sta vedendo con quelli del Team Galassia, che giustamente le hanno fregato il Pokédex. Cioè, non è che loro sono andati da lei e gliel'hanno fregato. Lei l'ha perso e loro lo hanno trovato, cioè Lucinda. Certe volte te le meriti proprio queste cose. Va bene! Lei dovrebbe essere l'assistente del professore di turno, no? Proprio l'ha presa così a caso dalla strada, l'ha raccattata. Va bene! L'Iron e Tropius, direi di fare un bel fuoco pugno su Tropius. Lei ha Ivysaur, che tra l'altro era anche il mio starter, quindi me l'ha fregato, presumo. Okabe sale al 23. Ha usato Splash, seriamente? Potresti essere più utile di così, Lucinda, sai? Va bene, allora andiamo a fare zuffa sull'Iron, togliamolo di mezzo. Fantastico. Super Zanna, complimenti, finalmente una mossa utile. Andiamo a fare zuffa anche su Eppini. Vai, perfetto. Non poteva avere questi Pokémon così carini anche Marzia. No, doveva mandarmi Lucario, Glalie, tutti i Pokémon full evoluti, che bello. Ok, andiamo a fare zuffa anche su Barboc, anche se ormai le nostre statistiche sono calate di brutto. Vabbè, quelle difensive, quindi ho rischiato un po', ma va benissimo. I loro Pokémon sono imbranati, hanno detto, e loro di più. E Lucinda ancora più di tutti quanti. Ok, Pokédex riconsegnato, il tipo scappa nel deposito Galassia e lui scappa verso Pratopoli. No, cioè, ha menzionato Pratopoli, ok. Perché il Team Galassia si comporta come se tutto fosse di sopra e vai a dormire, Lucinda, dai, su. Va bene, puoi andartene? Ho da fare delle cose, te ne vai? Sì, brava, vai a Pratopoli nella palude, restaci nella palude. Oh, perfetto, ragazzi, io purtroppo repello proprio tutti i compagni d'avventura dei giochi Pokémon. E intanto troviamo la MN02 Volo! Grazie Matt Phoenix per non aver randomizzato gli oggetti importanti. Dio benedica Matt Phoenix. Allora, qui dietro non c'è niente, qui c'è questo tipo. Guarda chi c'è, quindi non sei del Team Galassia. Perché sarei dovuto essere del Team Galassia? Cioè, è il mio team preferito, però insomma no. Cioè, io poi sarei il capo se lo fossi, quindi... Va bene. Non si può proseguire ovviamente, però vicino all'edificio Galassia, che tra l'altro si chiama edificio Galassia Evopoli, ma qui a Rupepoli, com'è che si chiama? Sempre edificio Galassia. Sì, edificio Galassia Rupepoli. Il nostro sogno è l'universo. Spoiler, il loro capo rimane rinchiuso nel mondo ristorto. Grande. Lemon succo per terra, fantastico. Qui dietro non c'è niente e qui dentro non possiamo fare niente. E la cosa assurda è che io pensavo che già bisognasse fare appunto l'edificio Galassia collegato al deposito. Invece no, bisogna andare già verso Pratopoli. Che cosa brutta. Anche se in Pokémon Platino è tipo diverso, perché in Pokémon Platino arriva Bellocchio. Qui invece no. Quindi è questo il fatto. Io più recentemente ho giocato a Platino. Quindi devo un attimino cercare di capire quale cosa succede in quale gioco e quale no. Intanto lui parla dello scopri rovine. A proposito dello scopri rovine, molti mi hanno chiesto un paio di episodi fa, Adlarz, ma l'uscita che sta sopra le rovine di Flamminia, come si raggiunge? Praticamente su questo percorso, intanto iniziamo ad affrontare gli allenatori, su questo percorso c'è una grotta scavata a mano da un uomo, che una volta finita di arrivare al suo limite massimo, vi farà risbucare dall'uscita sopra le rovine di Flamminia. Ecco come ci si arriva. Anche io da piccolo me lo chiedevo, poi andando avanti nel gioco lo capite da soli. Però ovviamente lo capisco se molti di voi non hanno mai giocato a Diamante e Perla, giustamente sono giochi del 2006, quindi... Allora, contro Wabbafet, che tra l'altro è femmina e ha il rossetto, va bene, farò finta di non rimanere traumatizzato dalla cosa. Andiamo a usare giudizio! Psicotaglio, brava. Ok, il primo allenatore non è ancora andato... Oddio, Lilip, va bene, giudizio anche su di te, che non è molto efficace, giustamente. Quindi cosa sto facendo? Andiamo a usare Fendispazio e rimane ancora in vita! Mio Dio, sparisci dalla mia vista! Ok, perfetto, ci avevo usato Mazzuolegno un sacco di volte. Oh, raccogliamo le belle bacche. Bacca liegia, sì, bacca cedro, queste più utili, di sicuro. Fanno recuperare 20 PS, bacca stagna, curano dal sonno. E baccagrana non mi ricordo. Tiranno dei soldi. Perché baccagrana. Ok, basta.
Allora, vediamo un po'. Percorso 214. Sì, possiamo fare una cattura. Quindi, vabbè, direi di farla normalmente. Vediamo quando ci sbuca un Pokémon. E possiamo farla anche dentro questa grotta, tecnicamente. Nella Grotta Rovine. Ecco, già il nome vi fa capire perché. Rovine di Flamminia, Grotta Rovine. Rovine, rovine. Insomma, avete capito. Ehi, hey, tutti mi chiamano Scopri Rovine, ma a me non importa. Neanche fosse tipo un termine offensivo, scusami. Affascinato dagli unknown. Ah, gli stessi unknown che io non ho catturato perdendo la cattura delle rovine di Flamminia. Uffa! Ok, sta scavando praticamente questo tunnel, cosa molto molto carina. Non mi ricordo quand'è che si sblocca tutto il resto del tunnel. Cioè, mi sa, forse dopo la Lega? No, no, forse prima. Non mi ricordo, sinceramente. Oh, Natsu a spaccaroccia, molto bene. Almeno possiamo fare un piccolo taglio in mezzo al percorso, abbastanza inutile, perché tanto. Va bene, dai, facciamo questa cattura qui nell'erba, quella alta, alta, alta. Vediamo un po' che Pokémon uscirà. Come al solito, uno che oggi ha catturato. Geodude è ovunque. Secondo me anche con la canna da pesca lo si può pescare. Morto, ma lo si può pescare. Graveler! Oh, almeno abbiamo qualcosa di nuovo. Andiamo a usare confusione, non mi andare KO, ciccio bello. Dai, su. Io basta. Basta, ragazzi, questo è l'ultimo episodio. Io chiudo la serie. E abbiamo fallito la cattura! Perché hai tolto con confusione così e poi la confusione dopo gli hai tolto tutta la vita? Forse ho fatto brutto colpo, non l'ho letto, ma mannaggia! Mannaggia! Insopportabile questa cosa, insopportabile. Io certe volte le cose me le gufo comunque, eh? Assolutamente sì. Ok, fuoco pugno su Ariados. Va bene, non ci facciamo prendere dallo sconforto, eh? Che poi stavo dicendo, avrei dovuto fare una cattura lì nelle rovine e non l'ho fatta. Quindi adesso ci rientriamo. Facciamo zampillo su questo Sentret, va bene. Vai, torniamo su a questo punto. Ah, tra l'altro i pocchettoni mi avete detto che servono per respirare praticamente quando si va nei sotterranei. In effetti è vero. Non ci avevo mai pensato a questa cosa, in effetti. Ok, cattura Geodude. Va bene. Ragazzi, o è Geodude o lo mandiamo KO. Chiunque esso sia. Dai. Dai. Mi sa che qua dentro c'è solo Geodude comunque, eh. Dai, vediamo un po'. Geodude. Va bene, ho capito. Oggi non voglio, il gioco non vuole che io catturi nessuno. Me ne vado, va bene. Oh mio Dio. Giustamente, una delle mie musichette preferite. Vado a mettere la bici e la tolgo. Ok, affrontiamo un po' di allenatori. Dai, vediamo di farci valere. Mister Mime. Io ho esaurito i pipì di Zuffa, ma adesso tanto non mi serve. Zampillo. E non va KO. E allora... No, beh, confusione no, dai. Livello 27 per Mad. Va bene, vediamo un po' a che livello sono gli altri. 29, 25, 20, 26, 26. Mandiamo un po' cave, dai, proviamolo. Tanto è al 25, quindi direi che va bene. Contro Kingdra, giustamente partiamo contro Kingdra. Facciamo Super Zana, che gli leviamo metà tranquillamente. Oh mio Dio. Con calma, con calma. Con calma, con calma. Boh, mandiamo Kissini. Super Zanna, fantastico. Ah, ecco perché mi ha levato così tanto. Non avevo letto, ragazzi. Non avevo letto. Vai, Eterelama. Fantastico. Ho bisogno di curarmi urgentemente. Bidoof. Ho letto Bidoof, giusto? Era giusto? Non lo so. Vabbè. Lasciamo Kissini. Sì, è Bidoof! Forza Sfera! Ok, e Bidoof ci saluta. Se ne torna a fare quello che sa fare meglio. Ovvero imparare 4 MM. Allora, bacca uva, fantastico, molto bene, meraviglioso. Vediamo un po' se c'è qualche strumento nascosto. No! Assolutamente no. Ehi! Ah, ok. Mi stavo spaventando, pensavo non fosse un allenatore, tipo. Ma certo che è un allenatore, è il nerdone! Che poi non si chiama così, ma io lo voglio chiamare in questo modo, perché fa ridere. Ok, Krenidos è andato. Okabe al 26, molto bene. Tra l'altro, ragazzi, questo percorso... Sembra tutto allegro, felice, però vi ricordo che dopo la Lega, in questo percorso si apre il passaggio per... Com'è che si chiamava? La Fonte Saluto? Tipo il percorso che ti porta dove c'è Giratina. E tipo appena entri in quel percorso c'è tutta la musichetta quella spaventosa e tipo, oh mio Dio, da piccolo ci sono rimasto malissimo, veramente malissimo. Dai, su. Remoraid. Mad è confuso ma continua ad attaccare. Apprezzo tantissimo lo sforzo.
Ah, ho attaccalite e non posso usare la stessa mossa per due volte. Vado a usare fuoco pugno sul tipo acqua. GG. Ecco, tipo qui, più o meno, si dove... No, un po' più sotto, si apriva la fonte salute. Qui, se non sbaglio, no? Credo. Comunque è una gran figata, devo dire. Assolutamente una gran figata. Meryl! Faccio zampillo fregandomene altamente. Mi usa bullo. Guardate come ho la squadra praticamente scarica. Vai, Aquablade, Obliderio, va bene. Prima lotta di Aquablade! Dragartigli. Da notare come non abbia neanche una mossa di tipo erba. Mannaggia, si è voluto da Totodile! Ok, andiamo a mandare Okabe. Ultimo canto. Fantastico, adesso devo pure muovermi. Facciamo Fendifoglia, dai. Foglielama puzza. Anche se fa tipo quasi sempre critical hit. Era qui che si apriva, se non sbaglio comunque. Allora, borsa, dobbiamo fare un po' di cure. Mi avete detto, Drarz, venditi i gambi. In effetti sì, è vero, me li devo vendere. No, gli strumenti non li ho comprati! Ah! Va bene. Ce li facciamo bastare. Latte Mumu 100 PS. No, qualcosa di un po' più tranquillo, tipo Lemon Succo. No, ma io avevo la gassosa, ecco, 60. Vai. 106, fantastico. Poi andiamo a dare Latte Mumu e lo diamo a Kissini. E siamo a posto, dai. Bastava giusto curare un po' loro. Allora, Mente che è un po' scarico, lo metto dietro e metto davanti Kissini e Brando. Dai, ce la facciamo. Devo ricordarmi di fare spese. Salve, bello. Oh mio Dio. Salve! Oddio, guardami in faccia. Sei un veggente e non hai previsto il mio arrivo. Poliwag, fantastico. Adoro quando mi mettono contro i miei Pokémon preferiti. Livello 27 per Brando. Bene, prossimo Pokémon. Aron, va bene. Comando Urto, perché? No, non mi piace questa cosa. Guardate quest'erba che fa tipo la forma della C. E in mezzo c'è uno strumento, quindi adesso me lo vado a prendere. Squamacuore! Ok, se volete usare il ricordamosse, qui è dove dovete venire. Cioè, no, aspetta. Ah, no, è qui l'entrata, è qui l'entrata. Infatti, ci sono questi alberi che si interrompono a caso. Dopo la Lega Pokémon, qui si può entrare, tipo... Adesso c'è la musichetta allegra, tipo... Ta-ta-ta-ta. Poi appena entri parte tipo la musica che... Tipo, da piccolo mi ricordo che non la sapevo, sta cosa. Una volta tipo... Intanto Heatran, grazie per i leggendari, ne avevo proprio voglia. È arrivato il momento per gli aneddoti di Dlarz. Allora, praticamente, da piccolo, la prima volta lì, io non sapevo che ci fosse Giratina da quella parte, quindi finita la Lega, così finito il gioco, mi trovavo a passeggiare per i percorsi. Vedo che gli alberi lì c'è un'entrata che prima non c'era, e io ve l'ho detto qualche episodio fa, da piccolo mi fermavo su ogni cosa, quindi la mappa di Sinnoh la conoscevo a memoria, e ho detto, ma questa entrata prima non c'era. Entro, parte la musichetta quella tipo tutta tetra, e dico, forse non dovrei essere qui. E poi vabbè, potete immaginare all'interno delle rovine quando mi sono trovato Giratina davanti che è alto tipo 10 volte te. Ho detto va bene, tipo ho spento la console e sono andato a piangere. Etherelama! Intanto Weeping Bell è andato. Okabe sale al 27, gli dovrei togliere tipo il condivido esperienza, però aspetto che arrivi al 30. Perché sarebbe il caso di arrivare un po' al 30 con i nostri Pokémon, che ne dite? Siamo un po' sottolivellati, eh? Però almeno così è più divertente. Lago Valore, va bene. Siamo vicini al lago. Qui c'è uno strumentino. Uno strumentopolo misterioso. Va bene. Fatemi vedere una cosa. Allora, borsa, la mappa. Perché il percorso che c'era sopra era sempre questo. 214, sì. Ma fino a sotto, sotto, sotto. E poi arriviamo nella zona dove ci sono tutti gli hotel. Va bene. Ho recepito il messaggio. Ma basta, Geodude! Oh mio Dio! Devo usare un repellente? Devo sa... Sì, mi sa che devo farlo. Va bene, l'avete voluto voi. Allora, repellentino. Ne abbiamo 6, usiamoli, infatti. Lui l'abbiamo già affrontato? No, non l'abbiamo già affrontato. Sio! Vai, giudizio! Allora, qui sopra ci siamo stati e a po'... No, aspetta. No, non ci siamo stati. No, infatti. Lui sì, però l'abbiamo fatto, ok. Dobbiamo andare qui in mezzo. E poi lì sotto c'è uno strumento. Nidorino! Vai, psicoraggio.
Fantastico. Porygon 2. Psicoraggio di nuovo, va bene. Non volevo usarlo, ma mi è scappata la... Giudizio! Voto 10 perché Porygon 2 è figo. Prossima scelta, Ipno! Va bene, fendi spazio, sto esaurendo i punti potenza, sto esaurendo tutto, anche la pazienza tra un po'. Livello 28 per Okabe, vuole imparare salvaguardia? Direi assolutamente no. Finito l'effetto del repellente. Ah! Perché avete dovuto aspettare Pokémon Nero 2 e Bianco 2 per chiedermi se volessi attivarne un altro subito? Cioè, è un'idea che sarebbe dovuta venire in mente al team di sviluppo. Tipo, subito! Già da Pokémon Oro e Argento! No, vabbè, dai, almeno da Diamante e Perla, che cavolo. Vai, prendiamo lo strumento Moneta Muleto. Non male, se solo fosse uscita all'inizio del gioco quando ero povero. Finito l'effetto del repellente. Che cavolo, ogni volta dover tornare nel menu! Ok, va bene, lui ci ha detto delle robe su Giubilo TV. Qui che cosa c'è? Qualcosa? No. E arriviamo sulla Riva Valore! Oh, che bello! Che bella la musichetta, ragazzi. Fa tipo locale, locale molto chic, con la musica jazz di sottofondo. È jazz questo, boh. Se ci sono degli intenditori di musica nei commenti me lo diranno. Vabbè, comunque è musica soft. Ehi, come faccio adesso? Ho perso ancora la chiave della suite. Giusto, la chiave della suite! Che è uno strumento invisibile. Di qua si va da Renipoli, ma ovviamente adesso non possiamo andare perché ci dice che c'è stato un blackout. Qui c'è il ristorante dove si possono affrontare un botto di allenatori. E di qua abbiamo il percorso 213 dove sì, potremmo effettivamente fare una cattura. Preferisce la piscina al mare. Ti capisco, amica mia. Ti capisco. E qui prendiamo un altro strumento che è un Terror Panno. E poi se non sbaglio il Terror Panno non fa evolvere tipo un Pokémon che adesso non mi ricordo. Bene, buon per me. Se magari ci esce dall'uovo. Aspetta. Era Murkrow che faceva evolvere col Terror Panno. Perché in effetti io ce l'ho. No, era mi sa... Miss Drivas in Miss... No, non era quello. No, Miss Drivas si evolveva con la pietra, se non sbaglio. Plessimetro! Stiamo trovando tutti strumenti fighi. Hotel Grande Lago. Oh, va bene. Siamo sulla spiaggia. Io questi bambini, stavo dicendo, li eviterei. Ma ovviamente la bambina. Che poi cosa ci fanno in spiaggia a quest'ora di sera? Non hanno dei genitori? Non hanno una famiglia dove andare? Oh mio Dio! Quando andavo al mare io da piccolo, se tipo arrivavo un po' troppo lontano dalla riva, mi venivano a prendere. Loro invece li fanno stare al mare di notte. Armaldo! Salve! Vai, psicoraggio. Incornata, fantastico. Alla fine li affrontiamo tutti, questi bambini. Cleffa. Vampata! Ciaone! Ok, Brando al 28, finalmente lo stiamo livellando. Gengar, oh mio Dio! Psicoraggio, tuono pugno e mi ha anche paralizzato, fantastico, tanto non ti è servito a niente. E alla fine abbiamo sconfitto tutti e due i bambini, li volevo saltare, ma vabbè, il gioco alla fine decide lui, no? Vabbè, qui ci sono tante cose per... Quella tipa, la tipa, io la voglio saltare. Oh, no, siamo incastrati! Aiuto, salvaci! Voglio solo arrivare a Pratopoli, curarmi e comprare strumenti. Perché sto finendo il PP a tutte le mosse. Ho finito anche gli strumenti. Posso arrivare a Pratopoli? Ok, non c'è nessuno. Ok, intanto qui percorso 213, però la cattura la facciamo, dai. Weasel, già preso, fantastico. Dai, qualche Pokémon new. Shellos Est, molto bene. Molto molto bene, però aspetta, che cosa gli faccio? Mandiamo Natsu, dai, che Natsu dovrebbe avere ancora beccata, no? Sì, vai, con beccata facciamo subito. Beccata, beccata... il brutto colpo! Di nuovo stavano per farmela, di nuovo! Vai, Pokéball... oddio, ho finito anche le Pokéball! Che cavolo, non posso più fare niente! Vai, usiamo la Premier Ball. Ok, meno male. Scello spreso, quindi abbiamo una schiusura. Molto bene. E si va a Pratopoli. Finalmente, sani e salvi. Pa pa pa, pa pa pa.
Ecco la recluta del Team Galassia. E ovviamente questo vuol dire che nel prossimo episodio faremo la palestra. Che bello. Donna! Curami! Muoviti! Scatta! Dai, forza! Ok, curati. Belli, puliti, curati e profumati. Adesso, vediamo un po'. Allora, a che livello è il tipo lì? Il nostro caro Shellos sta a livello 20, quindi lo andiamo a spostare nelle catture. Nelle catture. Eccoci qua. Ah, da bravissimo. E adesso andiamo a fare il cambio con l'uovo. Dove stavo andando? Non lo so. Ritiriamo! Allora, vediamo un po' che uovo possiamo prendere. Possibilmente un uovo che non abbia problemi. Allora, cosa mi avete votato? Non mi ricordo, devo vedere. Allora, Midnight ha avuto qualche voto, in effetti. Poi... Chimp ha avuto qualche voto, se non sbaglio. Chimp sarà Primeape, sicuro. Reaper, Trapinch... No, Midnight aveva avuto qualche voto, sì. Dracula, Slicer, New York ha avuto qualche voto. Arg! Ragazzi, prendiamo Arg. Vi prego, per favore. Puff, Derpy, Landmonster, Chaps. Sì, prendiamo Arg. Arg è vero, l'avete votato un po'. Ho la squadra piena. Va bene, spostamelo! Perché non posso fare sposta direttamente? Oh mio Dio! Quanti anni ci hanno messo per velocizzare i giochi ogni volta? Vai, cambiamolo un attimo con Cacturn. Voglio giusto vedere chi si schiude. Sperando che sia un uovo non buggato. Ha uno strumento. Ok, perfetto. Un uovo non buggato. Devo portarlo a livello 20. Va bene, sarà fatto. Bicicletta. Ah, è scomodo non essere più a Flamminia. Qui c'era il percorso lungo, lungo, lungo. Vai, schiuditi! Ok, si sta schiudendo. Arg. E già il nome mi fa preoccupare. Sarà uno di quei Pokémon scarsi e stupidi. Perché Carnivine? Ed è pure Shiny? Vabbè che tanto poi sono Shiny solo adesso, poi non lo sono più. Mad Phoenix, perché hai chiamato Carnivine Arg? Cosa vuoi dirci, Mad Phoenix? Vuoi forse dirci che ti fa schifo Carnivine? È questo che pensi? E allora James, che l'ha preso nell'anime, è stupido secondo te? Rispondi nei commenti, Mad Phoenix. Vediamo se hai il coraggio. Vabbè, a parte gli scherzi. Abbiamo il nostro Carnivine, che dovrò portare a livello 20. Ovviamente mi terrò Cacturn in squadra. Però lui, con mente locale, impedisce al Pokémon di subire la confusione. Va bene, collega tutto e crescita. Ha delle mosse del cavolo, ma almeno portandolo a livello 20 dovrebbe imparare qualcosa. Ma per questo episodio direi quindi che ci possiamo fermare qui. Io vi ringrazio per avermi seguito anche oggi. Vi invito a lasciare un bel pollice su, vi raccomando. E noi ci vediamo alla prossima. Bye bye.